Sul reato di tortura noi siamo sempre stati chiari, nel senso che abbiamo sempre detto che fatto così com'è all'italiana non ci piace. Nel momento in cui la legge del reato di tortura prevede la sofferenza psicologica della persona che teoricamente dovrebbe essere anche soggetta a tortura, di conseguenza senza indicare che cosa vuol dire sofferenza psicologica, perché oggi come oggi, nel momento in cui una forza dell'ordine prendermi o per fare il suo dovere mi costringe la mia libertà personale, può diventare sofferenza psicologica, e di conseguenza a questo punto vuol dire che il poliziotto di turno per prendere il ladro o per prendere diciamo colui che ha compiuto un reato dovrebbe andare, invece che con le manette, col mazzo di fiori. Allora, la cosa che noi chiediamo in questo momento è di specificare bene le parole che sono contenute in questa legge, essere molto chiari, perché un conto è fare la legge sulla scuola e farla alla Renzi, un altro conto è fare invece una legge sul reato di tortura, dove alla fine si andranno a toccare quello che è il lavoro di poliziotti che devono andare, poliziotti comunque forze dell'ordine che devono andare. Pensa che ci siano stati però e ci siano degli eccessi, non crede che comunque... Certo, ci sono stati degli episodi, certo, molto gravi, delle infatti, ferite aperte. Se lei va a leggere, perché poi i titoli servono per vendere i giornali, ma se andiamo a leggere esattamente le dichiarazioni che ha fatto il segretario federale della Lega, dice che effettivamente ci sono delle situazioni estreme anche nelle forze dell'ordine. La Diaz è stata una situazione estrema. Beh, ce l'ha detto l'Europa che la Diaz è stata. Il reato di tortura viene addirittura da esatto. Lì, dal fatto sì, che non infatti, abbiamo... Però un conto è definire che esistono delle situazioni estreme e definire anche il fatto che già in Italia ci sono delle leggi che puniscono le forze dell'ordine nel mondo. Non è vero, perché la maggior parte di loro non sono stati puniti, alcuni sono stati promossi anche con una complicità politica. Non sono stati puniti forse perché quelle leggi non sono state applicate, forse perché quelle leggi dai magistrati non sono state applicate, ma lo sappiamo benissimo tutti che esistono delle leggi, nel momento in cui le forze dell'ordine compiono degli eccessi o dei reati, vengono punite, ci sono casi di poliziotti o carabinieri che comunque hanno subito processi e sono stati puniti per l'eccesso di zelo nell'esercizio delle loro funzioni.